facciamo così, che vi dico subito come la penso, perché in questo caso voglio dirlo, e cioè che alcuni giornali, alcuni osservatori hanno detto è morto Fidel Castro e hanno titolato la questione dicendo la rivoluzione controversa. Ecco, io non la penso così. Scusate se ve lo dico subito, la rivoluzione non è controversa, è una rivoluzione sanguinaria. E Fidel Castro è stato un dittatore sanguinario. 18.000 persone sono state uccise, altrettante sono state incarcerate, più di 1,5 milioni di cubani sono scappati da quell'isola. Io ve la dico subito, poi dopo starò zitto e muto e ci avrò una cattiva coscienza che tra poco vedrete in studio che non la penserà. Come si fa ad avere simpatia nei confronti di un dittatore sanguinario? Lei ha simpatia? Intanto adesso più che simpatia, adesione. Abbiamo sentito una nuova geografia, no? Centinaia di migliaia di persone. Cuba ha 10 milioni di abitanti. Le cifre... Fermo, io non l'ho interrotta. Sto parlando quindi di fermo. Le cifre che sono state dette risalgono, diciamo così, a un paese che ha 1 miliardo di abitanti, perché ci sono stati centinaia di migliaia di incarcerati, decine di migliaia di morti. Insomma, no. le sue cifre le abbiamo sentite, grazie. No, non fuorviare la... Grazie, grazie. Hai detto 300.000, però... Esatto, c'ha 12 milioni di abitanti. Però 300.000 perché poi dopo 4 mesi vengono tirati fuori e sì, poi... E dopo un anno fa il giro tutta la popolazione, no? Insomma, i conti li fanno tutti a casa. Io non voglio commentare. Le ha dette? Bravo. Adesso parlo io. Se siamo a parlare di Fidel Castro vuol dire che non è il peggio, la rivoluzione cubana, hanno trasformato un'isola che era il bordello degli Stati Uniti, c'era l'80% di analfabetismo, c'era la mafia, la malavita, la droga, c'era tutto. E hanno trasformato, io non l'ho interrotto, ma vuole che io urli più di lei? Io non ho mica paura di lei, Meno di te. Ecco, allora zitto. Dice falso. 80%. Non è falso. Fermo. L'alfabetizzazione oggi è a livelli assoluti, molto meglio che in Europa. La sanità è meglio che in Europa e forse anche in Italia. Sì? E quindi da questo punto di vista questi sono i risultati. Cuba è stata invasa, la Baia dei Porci, ha avuto l'embargo economico, ce l'ha tuttora. Hanno avuto decine e decine di attentati. Ma di fianco, gli attentati a Cuba non le facevano le Brigate Rosse, le faceva la CIA, gli Stati Uniti d'America. Insomma, il paragone è tra Davide e Golia. E vorrei dire, lei è una persona così, anche charmant, ma come fa a non provare simpatia per tra niente, Davide e Golia verso una grande rivoluzione che ha cambiato il mondo? Non mi combatte su questo, per niente. Zaccagni, questa è la prima volta. Lui fa fare una cattiva figura a quelli che vogliono parlare male di Cuba. Perché? Perché così dice delle cose talmente fuori dal mondo. Trovatene uno meglio. Si può trovare uno che parla male di Cuba. Conoscerà Cuba. Ma avete trovato proprio lui. Borat. Lei conosce il film Borat. Potrebbe fare un film Borat su Cuba. Rizzo, lei è così debole nelle sue argomentazioni. No, debolissimo. Ma sono il figlio di me. Perché se in Italia vai con un colpo di pistola in un pronto soccorso ti dicono ah scusi non ti schedano, ma cosa sta dicendo? Sta dicendo delle stupidaggini. Poi vado a vedere gli ospedali nel 1991. Ma certo, se uno va in un ospedale e ha un colpo d'arma da fuoco in una gamba lo fermano. Nel 1991 chi entrava in un ospedale cubano con un ictus non tornava a casa. Questo è una falsità. Come lo sport. Lei ha fatto un libro su questo. Sì. Come si chiama il suo libro? Fidel Castro, l'abbraccio letale. Fidel Castro, l'abbraccio letale. Mi deludete. Posso dire, mi deludete. Io pensavo di avere qua di fronte uno che avesse degli argomenti. Ma come fai a dire che non ce l'ha? Ma sono deluso. Sono deluso, volevo uno più forte, perché così debole in questo argomento. Cosa c'è di debole? Ma poteva far venire uno di Casa Pound, qualcun altro che sapesse cosa dire. Lei non sa cosa dire, mi spiace. No, se è lei che non sa. Mi spiace per lei. Riccio, vorrei segnalarti che l'Italia l'ha riconosciuto come rifugiato politico e il signore ha preso anche la cittadinanza italiana. Mi corregga se sbaglio, che è riuscito a prendere... Abbiamo fatto bene a rifugiarlo. Non si scherza con le dittature, io sono il figlio più piccolo di una famiglia che fece la rivoluzione e Castro ha tradito dalla mia famiglia fino alla famiglia di Fran Paes. Argomenta molto male. No, Castro, pubblicità. L'unico argomento...